benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questa pasticceria è Diario di Viaggio on the road. Eh sì, è domenica mattina, sono le 8, ci vorrebbe un caffettino, però c'ho fame, quindi appunto rendiamo questo vlog una pasticceria. Che ne dite se facciamo una bella torta? Poi ci vediamo, dai! Ebbene sì, una torta al cioccolato nel forno a microonde, una ricetta che ho trovato qui su YouTube, una torta che si fa veramente in 10 minuti da quando si cominciano a mescolare gli ingredienti a quando è fatta, e più il tempo che si passa aspettando che si raffreddi che tutto il resto, e devo dire che il risultato finale è veramente molto buono. Ma come dicevo poco fa, appunto, rendiamo questo vlog una pasticceria, perché innanzitutto il canale YouTube di cui vi parlo oggi è di una pasticcera italiana, anche se il canale è in inglese, e lei è molto simpatica. È romana e nel suo canale ci sono un sacco di cose buone, perché ci sono un sacco di cose con il cioccolato, io adoro le cose con il cioccolato, ma non solo cioccolato, ci sono ogni genere di dolci. Lei è Emma Fontanella e il suo canale è Emma's Goodies. Lo trovate linkato su doobly-doo, lo trovate linkato sulla scheda. Andate e iscrivetevi al suo canale, come ripeto è molto brava, fa un sacco di cose buonissime. E poi non sottovalutate il fatto che, anche se il canale è in lingua inglese, lei è italiana, perché quando presenta le ricette all'italiana non fa quelle reinterpretazioni delle cose all'italiana fatte dagli americani, fa delle cose veramente all'italiana, veramente molto buone. E infatti, proprio per cominciare, giusto per scaldare l'atmosfera, vi ho fatto vedere una ricetta di una torta fatta al microonde molto velocemente. Adesso facciamo una bella torta al cioccolato, molto ricca, molto funzionale, molto buona, certamente più buona di quella che ho fatto io. Non è difficile fare una torta più buona di quella che faccio io, perché comunque mi diletto di pasticceria, ma non sono un grande pasticcere, sicuramente non sono bravo come Emma, quindi cominciamo innanzitutto con la prima ricetta che vi segnalo, che è appunto una bella torta di cioccolato. La trovate sul doobly-doo, la trovate sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Una torta molto ricca, molto... come tutte le cose con il cioccolato. Ora, come dicevo, Emma è italiana, anche se il suo canale è internazionale in lingua inglese, e ciò comunque non toglie che, anche se lei presenta delle ricette all'italiana, fatte come si fanno le cose all'italiana, può anche presentarci tranquillamente come si fanno delle cose che sono un po' meno italiane e un po' più americane. In questo caso parliamo della ricetta forse americana per eccellenza, la classica ciambella, il donut, la ciambella preferita da Homer Simpson, nonché anche da me, perché le ho provate e sono buonissime. Quindi ecco che la seconda ricetta che vi voglio segnalare è una ricetta tipicamente americana, è la ricetta della ciambellina, del donut. Trovate naturalmente anche questa ricetta sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, anche questa è una ricetta molto veloce, si fa molto semplicemente. Wow, sia mai che mi lasciavate passare, eh! E infine, naturalmente, ci può stare una bella ricetta per le caramelle gommose. Emma utilizza una formina in silicone che ha varie forme di caramelle. Io, naturalmente, sicuramente utilizzerei le formine tutte quante a forma di orsetto e...
Poi non so se mangerei gli orsetti gommosi, perché non lo so, è sempre quella cosa che adoro gli orsetti, però... ma sì, sicuramente li mangerei comunque gli orsetti gommosi, sono così dolci! In questo tipo di ricetta l'unico strumento particolare che vi serve, a parte la formina in silicone per le caramelle gommose, sicuramente è il termometro da pasticceria, il termometro per le caramelle. Ma è l'unico strumento particolare che poi in realtà si può trovare un po' dovunque, sia online sia nei negozi specializzati. E quindi come ultima ricetta vi segnalo questa splendida ricetta delle spettacolari caramelle gommose, ve la lascio linkata sul doobly-doo, ve la lascio sulla scheda. Andate, date un'occhiata, lei è Emma Fontanella, il canale è Emma's Goodies, ripeto, è molto brava, ci sono tantissime ricette che sono tutte quante eccellenti, e passiamo all'argomento del giorno, che è proprio con la realizzazione di dolci ha a che fare, tralasciando il fatto che sto parlando di dolci, ho mostrato una torta, eccetera eccetera, io fondamentalmente dovrei mangiare dolci praticamente una volta l'anno, dovrei mangiare una fetta di torta per il mio compleanno e basta. Non dovrei seguire canali come quello di Emma, perché mi fanno venire delle idee inquietanti, purtroppo. Scherzi a parte, lei è molto simpatica e questo discorso dei dolci è sicuramente molto gradito, perché non so voi, io personalmente amo molto, forse anche troppo, i dolci. E infatti il principio è anche un po' quello, il rapporto che ha la gente con i dolci. Ora, obiettivamente, dovremmo sicuramente tutti quanti limitarci moltissimo nel consumare cose dolci, tutto ciò che è a base di zucchero, a base di cioccolato, eccetera eccetera. Però naturalmente quelli che sono i prodotti dolci, i prodotti dolciari, i prodotti di pasticceria, sono da una parte un bene rifugio per scappare dallo stress del tran-tran quotidiano, dallo stress del lavoro. La stessa preparazione dei dolci può essere un modo di allontanarsi dallo stress. Io trovo molto rilassante mettermi a fare preparazioni in cucina, e non sono un grandissimo pasticcere, so preparare solo pochissimi dolci, la cosa che mi viene meglio sicuramente è la crostata, e comunque è una cosa che mi rilassa tantissimo preparare anche dei dolci, quindi... E poi è anche bello il discorso non tanto di preparare dei dolci come preparare la torta al microonde, preparare la crostata, preparare quello che sia, ma anche l'idea di preparare un dolce che poi si possa condividere magari con gli amici. Ecco che, diciamo, può funzionare il discorso del dolce, del preparare qualcosa di pasticceria, per essere un modo di passare del tempo assieme con gli amici. E magari può essere anche questo il concetto, magari non si preparano dei dolci, magari si compra semplicemente un vassoietto di dolci, di pasticcini, direttamente in pasticceria, eppure può essere comunque un modo di condividere qualcosa con gli amici, magari per festeggiare il compleanno di qualcuno, oppure semplicemente perché ci si è incontrati e si ha il piacere di mangiare tutti assieme qualcosa di dolce. Almeno questo in fondo è il mio modo di vivere quello che è la pasticceria, quello che è il mangiare cose dolci, più che un modo di coccolare me stesso prendendo qualcosa di dolce, che può essere comunque un modo, come ripeto, anche di combattere con lo stress, ma maggiormente per me il discorso di qualcosa di dolce è qualcosa da mangiare tutti assieme, da avere il piacere di mangiare tutti assieme. Ed ecco quindi la mia domanda. Voi invece qual è il vostro rapporto con i dolci, con i prodotti di pasticceria? Vi siete mai cimentati nella produzione di torte, di biscotti, di qualcosa che riguarda la pasticceria? Siete bravi in cucina, oppure lasciate fare tutto quanto, non so, ai vostri genitori, ai vostri nonni, oppure la vostra capacità di ottenere dei dolci, dei prodotti di pasticceria è semplicemente quella di andare in pasticceria e comprare qualcosa? Mangiate dolci durante la giornata per combattere lo stress, oppure siete d'accordo con me che è più bello condividere i dolci con gli amici e dare quella spinta in più al momento in cui c'è l'incontro con gli amici o con i familiari? Può essere un modo per celebrare qualcosa, solo per vedersi tutti assieme e dare quella virgoletta in più che è mangiare tutti qualcosa di dolce? Oppure non mangiate dolci, ne mangiate pochissimi, vi limitate moltissimo, avete dei problemi per i quali preferite evitare o comunque limitare tantissimo la quantità? Non lo so, parliamone, come sempre, nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io ho concluso, come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Se avete fatto la torta al microonde, vi ricordo di condividere anche quella, soprattutto chiamatemi, che vengo con piacere.
Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e che sì, somiglia veramente tantissimo al buon profumo della torta appena sfornata. Vi ricordo inoltre di iscrivervi anche al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda. In questo modo riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Prima di concludere vi ricordo inoltre che se c'è un argomento che vorreste che io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello con un commento qua sotto. Io ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!